Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Adam MJ. In occasione dell'uscita ufficiale nelle sale italiane dell'omonimo film Fast and Furious 6, vi proponiamo una videoprova breve su iPad Retina del titolo ufficiale legato a questa pellicola. Si propone come un titolo leggermente diverso dalla precedente esperienza. Se parliamo di Fast and Furious 5, ci trovavamo di fronte ad un gioco arcade racing, quindi dove c'era un controllo effettivo del mezzo. In questo caso viene abbracciata una filosofia diversa legata più a titoli come, scusate il volume un po' alto, titoli come Drag Racing in primis e successivamente altri più evoluti graficamente come CSR Racing, sempre su iOS, disponibili anche su altre piattaforme. Fast and Furious 6 si propone quindi di offrire un game style simile, dove oltre a accelerazione e cambio marcia, che saranno le cose che gestiremo fondamentalmente nel gioco, vanta ovviamente la presenza di contenuti freemium, ma che è offerto gratuitamente al download. Fast and Furious 6 quindi cambia radicalmente genere, come abbiamo detto, ma ci offre agli amanti del genere una buona esperienza di gioco piuttosto rilassante, in quanto i comandi saranno piuttosto semplici. Diamo uno sguardo alla struttura. Ovviamente noi in questo caso abbiamo un mezzo che potrà essere potenziato e modificato tramite il guadagno che realizzeremo dalle gare. I potenziamenti sono abbastanza vari, quindi avremo modifiche sul motore e altri elementi come presa d'aria, marmitta aumentabili a più livelli, che modificheranno le caratteristiche del nostro mezzo. Una gara piuttosto impegnativa per il nostro livello, che sicuramente perderemo. Proviamo a mostrarvi come funziona il gioco. Comandi semplificati, si diceva, dove gestiremo il cambio e la partenza fondamentalmente in gare 1 vs 1, dove il primo a tagliare il traguardo vincerà. Timing nella partenza e timing nel cambio. In questo caso abbiamo fatto un cambio abbastanza in ritardo, questo ci è riuscito meglio. In ogni caso il mezzo con cui stiamo concorrendo è piuttosto impegnativo e non ce la faremo mai a vincere. Nos, qualora volessimo dare una spinta in più, che non sarà comunque sufficiente in questo caso a farci vincere la gara. Andiamo quindi nel menu potenziamenti e vediamo cosa riusciamo a fare. In questo caso abbiamo 2595 monete, il motore non lo possiamo toccare. Possiamo però modificare la presa d'aria per aggiungere due punti in più di potenza. E lo facciamo. Qua abbiamo avuto un piccolo problema i controlli, che come vedete a volte si dimostrano poco ottimizzati. Proviamo a riavviarla e vediamo se riusciamo a gestirla meglio. In effetti ci sono in alcune occasioni problemi col touch, dove nonostante l'input viene mal rilevato, quindi speriamo che successivi aggiornamenti migliorino questo aspetto. Niente da fare, siamo riusciti a perdere anche questa volta. Il gioco soffre, come si diceva, di una forte presenza dei contenuti in app. Questo si fa sentire sul consumo di carburante. Consumo di carburante che potrà essere ripristinato o con l'attesa, quindi una volta terminate le tre tacche che corrispondono a tre gare, dovremo attendere circa mezz'ora per il ricarico di una tacca, oppure acquistato appunto tramite la moneta acquistabile con la modalità freemium, che come sempre risulta a nostro parere un po' eccessiva nei costi e nei pacchetti. Comunque questo è modalità drift, nella quale cambierà leggermente la gestione dei controlli con un tasto specifico e sempre la richiesta di avere un certo timing nell'affrontare le curve e offrire la modalità drift. In questo caso l'abbiamo eseguito in maniera precoce. E questa è quindi la seconda modalità offerta dal gioco. Non ottimizzati pienamente,
è appunto di una forte, fortissima presenza di contenuti freemium acquistabili, quindi un po' una denaturazione dello spirito che c'era ad esempio nel precedente titolo, che ci era piaciuto molto di più. Questo è Fast and Furious 6 provato su iPad. Proviamo una gara di drift un po' più semplice per le potenzialità del nostro mezzo. Ok, nonostante una pessima gestione del cambio e uscita precoce dal drift, siamo riusciti a vincere. Questa è appunto la modalità inserita in questo gioco, oltre alle gare d'accelerazione. In questo caso abbiamo guadagnato dei crediti che ci aiuteranno a potenziare il nostro mezzo. Per questo video prova è tutto, AdamMJ per HDBlog vi saluta e ci vediamo sul nostro sito. Ciao a tutti!